che abbiamo la certezza matematica che l'amministrazione trascura non soltanto le sue proprietà tipo ALER o MM, ma anche l'edilizia privata, è completamente abbandonata a se stessa. Questo è uno stabile privato, come puoi vedere è nel completo assoluto degrado, un degrado inimmaginabile, perché oltretutto la gente che passa e vede la facciata dice ma però non è male, è imbiancato di fresco, poi entri dentro e ti ritrovi l'inferno praticamente. Qui hanno tentato... Perché poi queste sono le classiche case di ringhiera, no? Quindi non è che tu accedi agli appartamenti con comodi corridoi e ascensori, no? Arrivi nel cortile e ti ritrovi davanti 7-8 appartamenti, porte blindate, porte aperte, finestre rovinate, alcune messe in quel modo, e ti chiedi se a Milano o se in un paese del non so in quale continente, e invece se in pieno centro di Milano, a pochi passi da Piazza del Loreto, e c'è questo tipo di abitazione, questo tipo di persone che vivono in condizioni di estremo pericolo, perché un ballatoio così può crollare da un momento all'altro. Abbiamo visto le scale che sono state in qualche modo transennate, ma non penso sia la soluzione migliore. La domanda è sempre la stessa, ma questi stabili qui devono intervenire i privati? Ma poi c'era l'amministratore che parlava prima dell'AMSA, che raccoglie una volta a settimana a Milano. Milano verrà ridotta esattamente come le altre città, come Roma e come Napoli, e seguiranno questo tipo di logica assurda. Queste sono strutture che sono sorte nella prima metà del Novecento, ed era una cosa propedeutica proprio alla cultura milanese e soprattutto lombarda, che abitavano queste case costruite con una finalità di avere un equilibrio sociale e di avere anche una funzione di rapporto umano. Vedendo quello che succede adesso, cioè, quasi l'unica cosa che si potrebbe fare, mi spiace dirlo, ma però sarebbe da demolirle completamente, perché non hanno più senso di esistere in questa maniera.